All'interno di World Cup, anche perché stiamo vivendo questa competizione che è ormai famosissima, no? Avete visto il cartello alle nostre spalle, World Cup Competition, la gara fra i disc jockey più assatanati del nostro paese, e non soltanto, perché ormai siamo su livelli internazionali, vero? Siamo più bravi degli inglesi, quasi. Quasi. Siamo, io dico siamo in realtà solo perché io sono veramente un asino con la puntina. Volevo mostrarvi questi miei due amici, prima però volevo mostrarvi l'apparecchiatura. Loro sono due fra i 16 concorrenti di questa competizione. Io gli auguro di arrivare alla finale, tutti e due, ma comunque anche gli altri sono bravissimi. La camera può inquadrare il giradischi messo rigorosamente al contrario, che è una cosa un po' strana, e soprattutto il mixer. Uno si immagina che un vero disc jockey abbia un mixer complicatissimo, in realtà questo è della Barbie, no? Tu l'hai trovato nella stazione della Barbie, questo è il mixer che si usa per le bambole. Perfetto. Ti chiami tu? Mauro. E tu invece sei? Fabietto. Di Torino, giusto? Sì. E tu di? Alassio. Ma voi lavorate in discoteca normalmente oppure? In discoteca. E vi allenate poi a casa? Sì. Più tempo a casa? Molte ore a casa. Molte ore a casa, perfetto. Tu anche? Sì, sì, anche. Qual è la vostra musica preferita? Ne avete? Quella più bella. Quella più bella. E quella che usate di più invece? Attualmente i pause in discoteca. Perfetto. Allora, questa è una dimostrazione di quello che può fare un disc jockey dalla puntina particolarmente veloce. Comincia Mauro, che ha già pronti i suoi dischi preferiti. Sentiamolo un po' insieme. È un fenomeno, è un fenomeno. Ok Mauro, grazie mille. Ragazzi, un applauso, perché ecco, ci vorrebbe un applauso anche da casa, perché questa è una performance veramente invidiabile. Tra l'altro la cosa divertente è che Mauro, davvero disc jockey, ha la sua borsa con la sua attrezzatura di fiducia, ma non ha la cuffia personale, bensì il calzino, perché lui usa anche il piede e gli sarebbe fare bella figura. Ne ha messo uno nuovo apposta per presentarsi al suo scelto pubblico. Fabietto ha preparato anche i dischi, sei pronto? Ancora un attimino, perché qui bisogna trovare il punto giusto. Questi che vedete non sono cerotti, sono indicazioni per trovare il punto da cui far partire il disco. Vai Fabietto, facci un po' sentire qualcosa di giovane. Bravo, 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 vai così, bella figura, bravo Fabio. Fabietto di Alassio, Mauro di Torino, due tra i concorrenti di World Cup Competition. Non sappiamo chi sarà il vincitore, lo sapete comunque tra pochissimo, visto che arriverà alla fine, verso la fine di luglio. Volevo chiamare due altri giochi bravissimi. Sono bravi, sì, sì, sono bravissimi. Complimenti. Esageratamente Amadeus. Bravi, bravo, abbiamo... bravo. Bravissimo, bravo prego. Anche a lei, piacere di averla conosciuta. Amadeus. Questa vai, Ok. Vai. DJ vai. Flowers, vai. Vedere. Vai. Tu e le mani, aspetta col piede, aspetta. No, dammi il piede così. Ho visto di meglio francamente, mi sembrate un po' handicappati. Basta. Non ci abbiamo... Sospendiamo questa penosa esibizione. Sono più bravi loro. Decisamente basta. Più bravi. Ci congediamo qui, vi diamo un weekend per ripassare. Ci vediamo lunedì prossimo, infatti, alle 2:15 Italia 1, DJ B. Ci vi lasciamo ciao, con i Pet Shop Boys and Destroy. Buon weekend. Ciao ragazzi. Ciao.